Siamo veramente contenti di ospitare il Vice Ministro per le politiche sociali. E si presenta per la prima volta in Sicilia la nuova legge di riforma sul terzo settore e che apre nuovissimi scenari di collaborazione tra cittadini e istituzioni. E questa che è una fucina di educazione alla cittadinanza attiva è certamente per la Casa del Volontariato veramente un'occasione che definirei storica. Come si svolgono le attività all'interno di questa Casa del Volontariato? Lei gestisce un po' tutto? Sì, io gestisco qua tutto all'interno della Casa del Volontariato, le associazioni e tutti gli spazi in comune. Le attività qua si svolgono in poche parole, noi cerchiamo di metterci d'accordo tutte le associazioni con il, perché una casa è formata da mattoni, tutte le associazioni sono dei mattoni all'interno della casa che mantengono la struttura viva e partecipe. Oggi siamo contenti di ospitare il Vice Ministro qui all'interno della Casa del Volontariato, è un riconoscimento a quello che facciamo e a quello che cerchiamo di creare per la città di Gela. Qual è il sogno nel cassetto per questa casa? Il sogno nel cassetto è che praticamente si accrescano, arrivano altre associazioni di volontariato, perché noi riteniamo che l'associazione di volontariato è fondamentale in questo settore, anche se la legge, a dire il vero, lascia molti punti critici, no? proprio sul volontariato, perché credo che abbia fatto un po' di confusione, e quindi speriamo che col Vice Ministro, che ringraziamo per essere presente, e si possano chiarire molti punti che e speriamo che con le deleghe attuative si possa realizzare effettivamente quello che in questo momento manca nella legge.